In questo raffinato dipinto di Ludovico Carracci vediamo la Madonna che delicatamente tiene tra le mani un piccolo fiore dal lungo stelo e lo porge proprio davanti agli occhi, davanti allo sguardo del bambino, del figlio, che cerca in tutti i modi di metterlo a fuoco, di conoscerlo e quindi anche di afferrarlo, andando quindi a sporgersi in avanti con tutto il corpo e persino con le braccia. D'altronde questo è l'istinto naturale di qualsiasi essere umano che si accinge a conoscere il mondo che lo circonda. In effetti, in questo dipinto troviamo un importante messaggio proprio a proposito del valore conoscitivo, delle mani, mani che diventano proprio primo mezzo di conoscenza del mondo. Ecco quindi che è un gioco, che sembra in un primo momento spensierato, infantile, diventa in realtà, il primo faticoso approccio alla realtà e quindi anche, il primo avvicinamento alla conoscenza reale e sensibile del mondo. Inoltre, il Carracci, riprendendo l'intuizione di Leonardo da Vinci della Madonna del Garofano, coordina in maniera eccezionale, in maniera mirabile, proprio lo sguardo e il gesto finalizzati ad una conoscenza.